perché iniziavano le partite. Allora tutti con le nostre macchine, c'aveva la 500, chi era un po' più ricco c'aveva la 850, c'era chi c'aveva la 124 Sport, la 850 carrozzata Vignale, non so se ve la ricordate. Angolo, e mi ricordo che avevamo queste autoradio così. Mi ricordo le autovox che tutti si andavano in giro tutti storti, perché queste cose, questi valigioni. Oh, delle volte capitava che uno parcheggiava la radio e si portava la macchina, perché proprio tutto il calcio minuto per minuto. Sapete, oggi con tutte queste cose, tele più, tele meno, anticipi, posticipi, finicipi, mezzicipi, a quell'ora lì con le macchine e tutte proprio le portiere aperte in tutta Italia non si sentivano più i dialetti, cose, tutto silenzio, si sentivano solo quelle voci. Roberto Bortoluzzi, quello che aveva la voce più grossa di tutti dallo studio, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Ezio Luzzi, veramente una magia delle voci che mi sono rimaste qua. Accendevamo la radio. Gonnalunga la uomo, il presidente Sara, Paolo VI, Pippo Baudo presenta San. A un certo punto però beccavi e sentivi. La Stock di Trieste vi invita all'ascolto di tutto il calcio minuto per minuto. Bene, comincia tutto il calcio. Oh, mi sentite? Ameri, mi senti? Ameri non mi sente? Andiamo ancora a Napoli. Napoli, mi sentite? Mi sentite? In Napoli non ci sentono? Andiamo ancora ad Atalanta? Atalanta, mi senti? Atalanta non ci sente? E allora andate tutti. Scusa, ti interrompo, sono Luzzi, ti chiamo per comunicarti che ancora il calciatore che si chiama Bastrocchio sta battendo un fallo laterale. Bene, grazie Luzzi, Enrico ci sei, Ameri? A te la linea. Sì, perfettamente, giocatori che avanzano verso la linea centrale del campo. Bene, grazie, interrompici solo per cose molto importanti. Sandro, se ci sei, solo per i finali. Sì, sono qui solo per i finali, vi volevo solo ricordare. Bene, grazie con queste minchiate. Allora, vorrei collegarmi in questo momento col 90° minuto ed esattamente con Firenze perché c'è Giannini. Sì, io ci sono e la Fiorentina che non c'è. Le rondinelle volano felici nel cielo del Marassi. Le rondinelle vollero veramente felici ed è proprio lui, Vialli, Ricciolluto Vialli, che prende la palla, se la porta verso la destra e forse mi faranno un gol. Ed è stato così: era proprio Mancini che gli ripassava la palla e ancora Valli segnava di testa, la palla senza cava. E così la Sampdoria vinse e le rondinelle continuavano a volare felici nel cielo del Marassi. Bene, le partite sono terminate, sono già le 4.